ci siamo appena seduti, potete ascoltare anche la musica molto rilassante di sottofondo. E volevo farvi vedere il prezzale, il menù con i prezzi per il lunch, che sono 2 rolls di sushi, in pratica sono 12 pezzi, solo $8.50, mentre 3 rolls costano $11.50. Io però voglio provare, voglio mangiare solo sashimi, prenderò il lunch plate, 15 pezzi di sashimi per $13, includendo zuppa e insalata. Il lunch finisce alle 4 e c'è anche il sabato. Adesso farò la mia ordinazione. Come tutti i sushi bar, i ristoranti di sushi, a New York c'è quasi sempre la cucina a vista. Dove i cuochi ce ne sono 4, cercano ovviamente di fare il miglior sushi possibile. Ordinando ovviamente il menù per il pranzo, arriva prima del sashimi una insalata molto tipica giapponese e la miso soup. Io amo anche bere questo tè verde, che lo prendo senza zucchero e insomma mi dà la sensazione di essere molto, ma molto salutare. Oggi ci hanno messo lo zucchero, va bene così. Voilà, è arrivato il mio piatto di sashimi, ve lo faccio vedere nei menu particolari. Salmone, tonno, merluzzo, vedete che bello. Adesso non ci resta ovviamente che mangiare. Ci prepariamo a fare un po' di gesti necessari. Un po' di piccante. Iniziamo con un bel pezzo di classicissimo salmone, se lo riesco a prendere. E adesso un pezzo di tonno. Mi piace la sensazione di leggerezza che si prova anche a New York dopo aver mangiato il sashimi. Davvero una di quelle pietanze che non ti lascia mai appesantito. Non è come la pizza, che magari per certi aspetti è più buona, anche a New York è molto buona, però mi lascia sempre un po' appesantito. Invece con il sashimi si va alla grande. Abbiamo appena completato quindi la nostra puntata sul sashimi e la storia. Io vi ringrazio per avermi seguito e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao e un abbraccio a tutti da New York.